Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi che c'è una vaga luce fuori, ho pensato di ritornare un attimo a fare video e per tornare in modo un po' soft ho pensato di fare un book haul, che è sempre un ritorno molto tranquillo, un approccio molto soft al rimettersi davanti a una telecamera e parlare da soli. Quindi, ho tantissimi libri, cercherò di parlarvene abbastanza in fretta. Perché ho tanti libri? Non lo so, perché in realtà avevo cercato di darmi una regolata e di fare una sorta di buono proposito per l'anno nuovo, ma sono durata meno di un mese con il mio buono proposito, quindi amen, questo video serve anche a me stessa della serie diamoci veramente una calmata e spero che fra questi libri ci sia qualcosa che avete letto, qualcosa che vi possa interessare o incuriosire. Parto con il primo libro che ho preso tipo l'ultimo dell'anno, o il 30 dicembre, ed è Homegoing di Yaa Gyasi. Questa copertina tra l'altro è bellissima, non bella quanto quella americana, ma mi piace tantissimo anche dentro, è qualcosa di stupendo. Tra l'altro lo sto leggendo, sono quasi alla fine, ne manca meno di metà. Ed è un libro di cui sicuramente avrete sentito parlare su BookTube, appunto UK, ma anche America, perché tanti l'hanno inserito fra i libri migliori del 2016. Ed effettivamente, per quanto ecco, non l'abbia ancora finito, mi sento di dire che avevano assolutamente ragione. È una storia che parte alla fine del 1700 in Africa e in teoria arriva fino ai giorni nostri, più o meno. Parte da queste due sorelle, se vedete all'inizio c'è anche proprio l'albero genealogico, e da lì va avanti, quindi è la storia di una famiglia in un certo senso, ma non in modo così tradizionale, se vogliamo, non è la classica storia che va di generazione in generazione, perché appunto si seguono le due linee che si separano fra queste due mezze sorelle, potremmo dire, sorellastre. E nonostante appunto si vada avanti di secoli, perché per dire io sono poco più della metà e siamo alla fine dell'Ottocento, nulla è veloce o è trattato in modo superficiale. Questa autrice, che tra l'altro ho scoperto avere la mia età, mi sono sentita di una stupidità immensa della serie Cosa ho fatto io in tutti questi anni della mia vita, ma vabbè, riesce a dipingere una scena perfetta, riesce in poche righe a farci capire il personaggio, la personalità. I tratti anche che si tramandano di madre in figlio, insomma, non l'ho ancora finito, ma penso che ve ne parlerò più in dettaglio presto perché è bellissimo. E non so se lo stiano traducendo o no, presumo di sì. Come sempre, sotto vi metto le informazioni perché poi ci guardo con calma. Ecco, però è chiaro che quando vado in libreria compro quello che mi ispira e non è che mi metto a cercare così col telefono se lo stanno traducendo in italiano o no. Però penso che con il successo che ha avuto e con il fatto che è una storia veramente, veramente bella e toccante, presumo che qualcuno lo porterà anche in Italia. Il secondo libro che ho sempre preso in quell'occasione è invece una raccolta di saggi che si chiama Against Everything di Mark Grief. La copertina è bellissima. E lui è uno dei fondatori della rivista N Plus One e come da titolo questa raccolta dovrebbe raccogliere vari saggi dove lui si scaglia contro cose. E niente, mi ha subito colpito perché io sono anch'io una che si lamenta spesso di tutto, e se non erro, dovrebbe esserci anche, c'è un saggio contro l'esercizio fisico, c'è un saggio anche su Radiohead, un saggio sul punk, sul rap, uno sul cibo, ma se non mi ricordo male, ah sì, ecco, ce n'è anche uno su YouTube, quindi anche questo mi aveva incuriosita, ovviamente. Non l'ho ancora cominciato, lo sta leggendo il mio ragazzo, però sono molto curiosa di vedere tutte le cose su cui Mark Grief ha qualcosa da ridire. Poi il libro che ha in un certo senso scatenato tutti gli acquisti successivi, dico scatenato perché mi ero ripromessa con l'anno nuovo di aspettare di aver letto 5 libri prima di poterne comprare altri due.
esclusi i libri che compro per il gruppo di lettura, ecco, perché chiaramente quello lo devo comprare, quindi non rientrava fra i due libri che potevo acquistare dopo averne terminati 5. È successo però, ecco, più che il libro, più che incolpare il libro, incolperei Trump, perché è successo appunto che è stato eletto Trump e avrete visto anche voi tutte quelle liste di libri che hanno cominciato a girare su come fare pace con questa situazione che si stava andando a creare a livello internazionale fra Brexit, Trump, eccetera. E ho pensato di colmare una lacuna molto grande che avevo comprando Il racconto dell'ancella della Atwood, che non mi ricordo a chi è stato tradotto, ma sotto ve lo scrivo sicuramente. Leggere questo libro in quel periodo è stata un'esperienza devastante, ma una delle esperienze di lettura più belle degli ultimi tempi, sinceramente. Penso che vi farò un video a parte, anche perché è veramente troppo tempo che non faccio un Libri Isterici, che per chi non lo sa è la mia serie sui libri femministi, e quindi penso che sia arrivato il suo turno, quindi prima o poi, ecco, vi farò un libro a parte su Il racconto dell'ancella. Se l'avete letto, se vi può interessare ovviamente il video, fatemi sapere, così, ecco, sarà ancora più divertente farlo se so che qualcuno ha voglia di ascoltarmi. Però appunto, entrare in libreria per comprare quel libro ha fatto sì che io non potessi, no, materialmente uscire con solo un libro. Cioè, io non riesco ad andare in libreria o in generale nei negozi e comprare una cosa. Non ce la posso fare, devo sempre avere due o tre oggetti perché ho dei problemi di mente. Quindi l'altro libro che ho comprato in quell'occasione è una raccolta di racconti con un titolo assurdo che è An Account of the Decline of the Great Oak According to One Who Saw It. E l'autrice è Jessie Greengrass. Quindi questa è la copertina. Non so perché l'ho visto lì così e mi ha ispirato tantissimo. Dovrebbero appunto, sì, essere 12 racconti. E so che ne avevo sentito parlare proprio perché il titolo, ecco, è un titolo abbastanza particolare, rimane in testa più che altro per la stranezza. E anche questo non sono sicura che sia in corso di traduzione, però credo che sia stato, sì, pubblicato nel 2015, quindi è relativamente recente. Dietro è pieno di, come sempre, no? Altri scrittori che dicono che questo libro è bellissimo, però in generale mi ricordo di averne letto su internet da qualche parte, quindi quando l'ho visto lì così in versione tascabile l'ho preso. Poi c'è stato il mio compleanno e in occasione del mio compleanno mi sono regalata un paio di libri, uno che in realtà ho preso in una bancarella allo Spitalfields Market. Se venite a Londra, io è una tappa che consiglio sempre, è un mercato coperto a est, direi, sì, a est, non lontano da Shoreditch, quindi visto che Shoreditch ormai è tipo la parte più hip della città, è vicino a Brick Lane, insomma, è una zona dove sicuramente andrete. Allo Spitalfields c'è anche spesso, di solito durante il weekend, questa bancarella che ha Remainders, e fra questi c'era Oblivion di David Foster Wallace, che in italiano si chiama Oblio, ed è pubblicato da Einaudi, non mi ricordo la traduttrice, però come sempre sotto trovate. E questo non ce l'avevo, non l'ho letto. David Foster Wallace mi piace molto, l'ho pagato meno della metà perché è un Remainder, quindi ho fatto un affare. Poi non poteva essere il mio compleanno senza un po' di Joyce, e quindi ho comprato James Joyce in Italo Svevo, The Story of a Friendship di Stanley Price, e mi sento molto figa in questa cosa perché ne ha parlato il mio traduttore preferito su Twitter, e dietro c'è la statua di Joyce a Trieste, ovviamente, quindi doveva essere mio questo libro, cioè avrebbero dovuto regalarmelo in realtà. Però insomma, ci sono dentro delle fotine varie, che sono sempre una cosa che mi piace in questo genere di libri, e spero di leggerlo presto, insomma. Se mi seguite poi sulla newsletter, che sì, è temporaneamente in pausa perché di sì, sono rimasta indietro con un sacco di cose che dovevo fare, quindi i weekend mi stanno servendo, purtroppo, sono andata in Portogallo a fine febbraio.
e specificatamente a Lisbona e a Porto, e quindi ho preso un libro a Lisbona e un libro a Porto. Il libro che ho preso a Lisbona è in realtà una raccolta di poesie bilingue, quindi al testo fronte in italiano, e si chiama Poeti di Lisbona. Quindi ecco, abbastanza chiaro dal titolo. In realtà non avevo visto quello in italiano subito, prima l'avevo visto in inglese, mi sembra, e in francese, con il testo a fronte in portoghese. Poi sono andata in una libreria molto bella, di cui vi ho messo anche qualche foto su Instagram, che è in questa zona che si chiama LX Factory, una cosa del genere, tipo un hub che hanno creato, e c'è questa libreria veramente molto molto bella. E l'ho trovato. Come appunto dice il titolo, sono vari poeti, c'è il testo fronte, ci sono anche delle illustrazioni a presentare ogni poeta, e dentro ci sono questi poeti qua, di cui non so come pronunciare i nomi: Luis de Camus, Cesario Verde, Mario de Sá Carneiro, Florbela Espanca e Fernando Pessoa. Comunque ve li metto qua dietro così. Non parlo portoghese, quindi mi dispiace. E questi penso che siano tutti poeti comunque disponibili anche in italiano. In questo caso le traduzioni sono di Paolo D'Agostino e Andrea Ragusa, e c'è anche un'introduzione di Vincenzo Russo, che è a quanto pare un professore all'Università degli Studi di Milano. A Porto invece sono finalmente riuscita ad andare nella libreria Lello, che è una libreria molto famosa perché J.K. Rowling, a parte il fatto che è una delle librerie credo più antiche che esistano sulla faccia del pianeta, J.K. Rowling ha vissuto a Porto per un periodo della sua vita e è chiaro che questa libreria sia stata di ispirazione per Harry Potter. È una libreria dove si paga un biglietto di 4 euro per entrare, però viene consegnato una specie di voucher che poi si può spendere per l'acquisto di un libro. Noi abbiamo comprato un libro solo, quindi per quello ho ancora uno dei due biglietti. Hanno anche libri in varie lingue e infatti ne abbiamo preso L'anno della morte di Ricardo Reis di Saramago, perché io non ho mai letto Saramago e questo era quello che ispirava di più il mio ragazzo, quindi abbiamo preso questo, traduzione di Rita Desti, Feltrinelli. È una libreria piccolina in realtà, non è enorme, hanno una specie di piccola brochure dove spiegano un po' la storia della libreria, il fatto che dentro ci siano delle rotaie perché un tempo ai tempi che furono usavano una specie di carrettino per spostare i libri e quindi lo facevano scorrere su queste rotaie, però chiaramente è piena di turisti, quindi è abbastanza affollata, ecco, anche fare una foto è un dramma perché si è veramente circondati da gente che spinge, spintona per passare, per fare più foto e cose così. Una volta poi tornata a Londra, sono finalmente riuscita a trovare la raccolta di racconti in cui è presente il racconto da cui è stato tratto il film Arrival, e cioè Stories of Your Life and Others di Ted Chiang, finalmente con una copertina normale, perché mi ero lamentata anche su Facebook del fatto che qua avevano ripubblicato questo libro che prima era introvabile, prima che uscisse il film ce l'avevo in wishlist e su Amazon sembrava, non lo so, di cercare chissà che. Poi è uscito il film e hanno ripubblicato questo libro, non tanto ecco, con la copertina, con la locandina del film, non è quello che mi ha disturbato profondamente. Mi ha disturbato profondamente il fatto che abbiano proprio cambiato il titolo alla raccolta per chiamarla Arrival. E dietro c'era proprio scritto, ah sì, questo libro in realtà si chiama così, però adesso si chiama colà. E mi ha proprio mandato su tutte le furie, ho detto io non lo compro finché non lo trovo con una copertina normale. L'ho trovato e visto che il film me lo sono perso, non so perché, visto che per una volta la protagonista è una traduttrice, io non lo vedo, ma vabbè, quindi almeno adesso ho la raccolta e ho una copertina che non mi fa venire voglia di spararmi. Poi due libri in italiano, il primo è un libro che è stato pubblicato anche grazie a me, modestamente. Stiamo parlando di Germania Germania di Felipe Polleri, non so come si pronuncia, perché dà l'accento,
Comunque, della collana Gli Eccentrici di Edizioni Arco Iris, loro hanno fatto un crowdfunding. Io ho partecipato e quindi, oltre ad esserci modestamente il mio nome qua nei ringraziamenti, sì, il libro è stato pubblicato proprio perché i lettori stessi hanno investito in questo progetto. Sapete che a me queste iniziative piacciono molto e che esistono addirittura qua in Inghilterra, come vi avevo spiegato in un mio vecchio video, esistono case editrici che si basano quasi esclusivamente sul supporto dei lettori, un po' come Patreon per dire, sono sempre contenta di poter nel mio piccolo sostenere le iniziative che mi interessano e quindi il libro me l'ha spedito mia mamma ovviamente perché sì, era arrivato in Italia e sono veramente curiosa di leggerlo. Tra l'altro vedo che ci sono anche delle foto dentro che è una cosa che mi piace sempre. L'altro libro in italiano, anche questo mi era arrivato a casa e l'avevo trovato su eBay a tipo 2 euro. Ed è La casa sul lago della luna di Francesca Duranti. Non mi ricordo neanche esattamente perché io abbia ordinato questo libro durante le vacanze di Natale. Penso di aver letto da qualche parte qualcosa e di aver trovato, come tra l'altro c'è anche qui dietro, una recensione di Bassani. Quindi quando ho visto questa copertina così vintage, questa edizione vecchissima, a tipo 2 euro, l'ho comprata. E quindi anche questa mi è stata spedita dalla mamma. Ultimo round di libri, nel senso ultimo round che ho fatto in libreria, è successo recentemente, tipo la settimana scorsa. Sono tutte autrici donne, quindi mi sento anche molto orgogliosa di me stessa e c'è anche un po' di poesia. Quindi partiamo subito con una raccolta che ho già letto, che è Teaching My Mother How to Give Birth di Worcestershire, che avrete sicuramente sentito nominare perché è quella che ha scritto le parti parlate nel film Lemonade di Beyoncé. E lei è una poetessa nata in Somalia, credo, ma trapiantata qui in Inghilterra. Questa raccolta di poesie è veramente, cioè, minuscola. È molto toccante e parla sì dei suoi genitori, dello scappare dal proprio paese per arrivare in un altro paese. Io ho visto qua dietro nella biografia che a quanto pare lei ha bazzicato anche in Italia e ho controllato su internet, era anche all'Internazionale a Ferrara l'anno scorso, però non sono riuscita a vedere se effettivamente sia stato tradotto nella sua interezza. Credo che alcune poesie siano state tradotte su alcune riviste, ma non so se l'intera raccolta, ecco, sia stata tradotta. Mi è piaciuta molto, però al tempo stesso credo di non essere riuscita a cogliere tutto. Per ignoranza mia, ecco, e anche forse perché non posso neanche provare a immaginare cosa voglia dire avere esperienze come quelle che hanno avuto i genitori di lei e sentirsi non a casa in un paese dove comunque ci si è trasferiti da bambini. Però sicuramente è una poetessa che voglio tenere d'occhio per il futuro. Sempre poi in tema libri isterici ho preso Why I Am Not a Feminist di Jessa Crispin, tra l'altro il sottotitolo è A Feminist Manifesto. Lei ve ne avevo già parlato perché era la fondatrice del sito Bookslut che ha chiuso circa un anno fa e aveva scritto quel libro che vi ho mostrato in un vecchio book haul che si chiamava The Dead Ladies Project, qualcosa del genere. Che avevo comprato solo ed esclusivamente perché si parlava di Nora Joyce a Trieste. Lei ha scritto questo libro, che è appunto è un manifesto femminista, però si chiama Perché non sono una femminista, giusto? Sì, per il semplice motivo che si è stufata del femminismo, come dire, bianco e mainstream. Ha scritto anche un articolo sul Guardian, se mi ricordo ve lo linko sotto, proprio per dire. Non è questo il femminismo è qualcosa di molto più radicale, non è un generale volemosse bene. Ed è una, come dire, una riflessione che mi tocca molto da vicino, perché se da una parte è chiaro che quando crediamo in qualcosa siamo contenti di vedere che questo concetto, questa credenza, chiamatela come volete, questa cosa venga discussa
a tutti i livelli, anche il più basso e il più banale possibile, perché più se ne parla meglio è. Però al tempo stesso mi viene da dire sì, però il punto non è quello, il punto è un altro, il punto è fare in modo che ci siano dei cambiamenti effettivi, tangibili e che il femminismo aiuti tutte le fasce della popolazione, non solo le persone che già sono privilegiate per vari motivi. Quindi sono veramente curiosa di leggerlo, spero che aiuti anche un po' a scuotere la mia stessa coscienza e spero di parlarvene presto in un libro isterici, ovviamente. Poi è uscito finalmente in paperback un libro a cui veramente sbavavo dietro da una vita, e cioè The Lonely City di Olivia Lang. Questo libro racconta dell'esperienza di questa scrittrice a New York, dove a un certo punto, sto leggendo dietro perché non mi ricordo esattamente cosa succede, però dovrebbe succedere il fatto che si ritrova ad essere sola a New York, non conosce nessuno, non ha amici, non ha niente, e quindi comincia ad esplorare la città e a esplorare il rapporto della città con la solitudine. Ci sono qualche fotine, mi sembra di vedere. Quindi dovrebbe essere un libro che parla di New York, parla degli artisti che hanno abitato New York e parla di solitudine, che è un tema che mi ha sempre affascinato. Quindi quando l'ho visto lì, appena sfornato in paperback, me lo sono preso. Stesso discorso per l'ultima autrice di cui parlo, ma di cui ho tre libri. Avrete sentito parlare anche di lei, è Kate Tempest. Lei è una autrice, poetessa, rapper, drammaturga, un'artista proprio a tutto tondo, potremmo dire, qui di Londra. Anche lei è tipo alla mia età, un anno in meno di me, e di nuovo mi chiedo, boh, perché io non sono capace di fare niente. E la vado a vedere dal vivo a maggio, perché è appena uscito il suo ultimo disco, che si chiama Let Them Eat Chaos, di cui ho preso anche il libro, che è esattamente uguale al disco, nel senso che, come dice anche all'inizio, dov'è che lo dice? This poem was written to be read aloud. Quindi il disco è lei che recita e canta, eccetera, queste poesie. E non vedo l'ora di andarla a vedere dal vivo perché ho visto qualche video ed è qualcosa di fenomenale. E ovviamente trascino dietro il mio ragazzo e mi immagino che lui invece la vivrà come Barney quando Lily in How I Met Your Mother li costringe ad andare a vedere il suo spettacolo teatrale. Ma a parte questo dettaglio, ho preso quindi la raccolta omonima al disco che è appena uscito. Ho preso anche una raccolta che è antecedente a questa e che credo abbia vinto anche questa numerosi premi, che si chiama Hold Your Own, e dovrebbe essere il mito di Tiresia riraccontato in chiave moderna, se non erro. E infine, anche questo appena uscito in paperback come Olivia Lang, il suo romanzo è il primo romanzo che lei scrive, è ambientato a Londra. E in teoria gli stessi personaggi che sono qua dovrebbero essere quelli di cui parla appunto nel disco e nella prima raccolta che vi ho mostrato, e il romanzo si chiama The Bricks That Built the Houses. Io ho preso la copertina bianca con il dorso viola, ma c'è anche tipo nera con il dorso tipo fucsia. Dettagli. Anche di Kate Tempest non so, ecco, più che non ho. Più che non ho visto, non so se sia in via di traduzione o se sia mai stata tradotta. Magari può darsi che, come nel caso di Worcestershire, ci siano state traduzioni qua e là su riviste. Non ho idea. Se lo sapete, fatemi sapere, ovviamente, che aggiorno l'info box. Comunque, metterò tutti i titoli, eventuali traduzioni in italiano, eccetera, eccetera, qui sotto. Quindi date un'occhiata. Se avete letto qualcuno di questi libri, fatemi sapere. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, che spero veramente sia presto, e ci sentiamo nei commenti qua sotto. Ciao!